Bentornati a The Legend of Zelda Majora's Mask Blind. L'ultima volta abbiamo imparato la Song of Healing e siamo arrivati al Ranch Romani, che da questa parte però non mi interessa. Quindi in questa parte chi sei tu? Una pietra, come si chiama, la shake, no, una pietra shaker, ecco, credo, sì, e ci dice l'ora, ma qua ci dice l'ora rimanente perché non siamo su Ocarina, ma non fa niente. Adesso ho visto Tingle là sotto, e chi sei tu? Qualcuno che sta qua, niente di buono, ha bloccato la strada per il Ranch Romani. Mi dispiace, la rimuoverò velocemente. Va bene. Tu invece, Tingle, tu invece. Ho la maschera, sì, ho la maschera. Trasformiamoci in obrobri. C'è bisogno che ti incazzi. Dove sei, Tingle? Dove sei? L'audio mi sta leggermente assordando, ma non fa niente. Luna, io ti odio. Eccolo il bastardello. Mancato. No, preso. Bene, ho abbastanza rupie, penso. Sì, sì. Mi dice la stessa cosa. No, abbastanza soldi per una rupia, non ci credo. Tingle, Tingle, Cucolimpa, Giovanni, ok. Queste sono le parole che non ti posso rubare. Scusate se apro un attimo Google Traduttore perché l'ho dimenticato, mi dispiace. Dai, veloce. Fatto, quindi cosa possiamo fare? Non lo so, non lo so, andiamo bene. No, una fata. Vabbè, tanto non ho un'ampolla. Non so, devo aspettare. Devo aspettare. Vabbè, intanto andiamo qua. Alla Gourmand Track. Anche se non c'è niente da fare. C'è di nuovo Mario. Come si chiama là? Ma non ci possiamo fare niente. Voglio togliermi questo aspetto brobrioso. Grazie. Voglio vedere se posso accendere il fuoco. No, questo non è fuoco, queste sono salsicce. Cavoli loro. Beh, non so, magari dovevo avere la Saria Song per andare avanti il tempo, perché questo qua è lento come una fottuta lumaca. Sì. Man, sbrigati per favore. Nel mentre prendo una rupia. Che cosa posso fare? Bene. Tingle, fuck, devo ritrasformarmi. Sì, sì, la scenetta è bella, non mi interessa. La guarderò un'altra volta. Tingle, dove sei? Sì, 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 cadi. Tingle, una fata, Cuculimpa, Giovanni. Ok. Ok, non me lo dice più. Romani Ranch. Grazie mille. Grazie mille. Sì, sì, non ti parlo. Non ti parlo di noi. Cioè, ti devo parlare, però non ti voglio parlare. Muoviti, però. Non so se veramente devo aspettare. Non vedo altro da fare. Non vedo altro da fare. Ora, forse c'è la compagnia che c'è, sì, sono, non sbaglio. Non sbaglio.
questa sono un po' di magia. Cioè, così magia, sì. Beh, siamo qua, non siamo nient'altro. Non andiamo indietro, piano piano. Adesso andiamo a fare. Yeah, 360. Sì, perfetto, basta. Ti muovi. Sei fermo qua. Quanto ci vuoi mettere? È davvero pericoloso, quindi allontanati. Ok, lo farò. Ritorniamo là, che vi posso dire, io non so niente di questo cavolo di gioco. Anzi, sto anche per esplodere perché non avevo salvato e mi sono dovuto rifare tutto da capo di nuovo. Ora ho visto qualcosa che volava. Tingle non è, è questo qua. Mi trasformo, non so perché, ma ho voglia di trasformarmi e diventare questo tipo. Pezzo di sterco, stai fermo! Non è ancora morto. Mi ha fottuto le monete? Ah no, io ne avevo una. Sei morto? Yeah. Morto? No, ancora vivo, ma... Quanto vuole stare qua? 3 mesi. Sei piuttosto coriaceo, Giovanni. Ok, basta Giovanni. No, poi quelli che si chiamano Giovanni se la prendono. Un po' come quelli che si chiamano Andrea. Vuoi morire? È troppo difficile per te. Beh sì, è una buona idea per perdere tempo. Mancato. Va bene, basta. È invincibile. Vabbè, sì, posso prendere un bel po' di monete. Ma questo qua si droppa le monete, stupirlo. Tu devi morire. Tu mi hai fottuto abbastanza monete per oggi, dici che va bene. No, anche la moneta blu ora. Però basta! Che cavolo. Vabbè, sono pirla io. Ok, è sera. E la peppina di Maiorca. Mother of God. Possiamo comprarci anche l'altra. Veloce, veloce, prima che si fa notte. Cammina, perfetto. Notte del primo giorno, che poi in realtà sono 14.000 giorni, che dobbiamo sempre usare la Song of Time. Mi fai scantare ogni volta. Perché l'ho mancato? In base a quale legge fisica l'ho mancato? Ancora! Basta! Non si può. Ti vuole un gioco anche tu? Sì. Come? Ma se quel principio fisico lo manca? Guarda, più alto. Più basso. Più alto.
basso. Avete in mezzo, è ma perché questo qua è invincibile? Oh. Oh no, no, senti. Ah. Sì, sì, Cuculimba. Per favore. Ok. Gna un pa non è Cuculimpa. Tu non vuoi finire. Tu ce l'hai con me. Non è che devo obbligatoriamente comprare il latte del ranch? Come dei veri deficienti hanno fatto così? Non lo so, io ho abbastanza soldi, insomma, se mi regalano... ecco, ti pareva. Dicevo, se mi regalano una ampolla è anche meglio, perché l'ampolla serve. Ci intrappoliamo la fata. Devo aspettare il giorno. Devo aspettare il giorno. E la Song of Time non serve a niente. Cioè, serve ma non serve. La uso, sì, perché non voglia. Quindi la uso. Allora. No. Ok, ci sono. Allora, scusate, non sono abituato a giocare Ocarina sul GameCube, bensì sul GameCube, sulla Wii, bensì sul 3DS. Ecco, failato di nuovo. No! Perdo le rupie! Sono un pirla! No. Perdo le rupie. Scusate il grido oltre 10 decibel, ma non fa niente, tanto... tanto morite voi, non io. Non lo so, non so che fare. Non so che fare. Tile, un po' di aiuto me lo dai, per favore. Tile. No grazie. No grazie. Senti, ce l'ho, ce l'ho. Vieni qua, fottissima pia blu. No grazie. Poi se torno al primo giorno sono stupido perché ce l'ha. Ok, non me l'aspettavo. Sono sorpreso. Grazie. Troppo gentile. Quindi, chi sono? Aiutami tu. Piat Larba, non conosci niente al riguardo? Vengono da te. Mettiti in una posizione difensiva per contrattaccarli, porco Andy. Ci rivediamo. Carichiamo un bel colpo. Ed ecco che non muore. Ah sì, ho cambiato l'impostazione dei tasti. Adesso ho messo che devo tenere premuto, mi viene sinceramente molto meglio per inquadrare. Sono abituato così a tutti i giochi di Zelda, quindi apriamo sto baule. C'entra dentro? Va bene. Yeah, frammento di cuore.
il primo, il secondo, il sì, secondo. Bene. Adesso dovremmo andare al ranch. Cioè, prima vorrei sconfiggere quella specie di uccellone. Andare al ranch. Quindi io mi ritorno normale. E comprarmi il latte per quindi avere una ampolla vuota in più. Ci andiamo subito. Se c'è. Sì, amico, faccio una Deco Link. Stupido, deficiente, faccio il kill. Con quell'andi. Grazie, aspetta, dobbiamo andare a scendere, poi tornare. Ci ho fatto un po' così. Mancato, guardando. Fai un attimo, preso il piano. Allora, pistrello. Mancato, non l'ha preso. Di nuovo, preso, mancato, preso, mancato. Ci ho fatto. Ecco qua, quella rupia gialla dovrebbe essere 200 rupie. Se non erro dai vecchi Zelda, no, da Wind Waker, perché l'unico posto in cui l'ho ottenuta per ora è Wind Waker. Andiamo al ranch e prendiamo la bottiglia, sì, la bottiglia, l'ampolla, buonanotte. Ranch Gourmand Truck. Bene. No, non me lo può vendere. Come? Siamo i fratelli Gorman e questo è l'allenamento dei cavalli. Non venire in questo stato se vuoi cavalcare un cavallo. E io vengo in questo di stato, ora ti va bene? Cosa vuoi? Non hai nessun lavoro qua, quindi non hai cavallo, nessuna speranza. Va bene, crudele. Molto crudele. Levati. Sono arrivato a tal punto che non so dove andare. Via la Teo. Basta. Tu sei qua da ieri sera. Anzi, ieri pomeriggio. Ti vuoi dare una mossa? Io non ho tutto il tempo. Capiscimi. Un altro giorno. Manda avanti il tempo. Cazzeggiando. E ci vediamo fra un po'. Yeah. Quanti altri secoli vuoi per rompere quella fottuta roccia? Io torno fra tre secoli, ti va bene, dici ciao ciao. Cosa? Cosa ho fatto? Song of Double Time? Cosa cavolo è quello? Ora ho capito. Avete presente quando il giovanetto là ci ha detto suonare due volte di seguito la Song of Time per fare non so cosa, raddoppiare il tempo? E suonarla al contrario, che ora provo, vediamo come si fa. Così.
Song of Time invertita. Non ci sto ufficialmente capendo niente. Song of Double Time, quindi. Siga, va bene. Portiamo avanti il tempo. Non so perché, ma va bene. Siamo compressi da orologi. Io ho fatto tutto per caso, vi giuro. Senza volerlo. Ho fatto per caso, non ho fatto niente di particolare. Rifacciamola. Boh. Non lo sapevo nemmeno. Bene, ti bastano 3 giorni? E vai, no, e vai un corno. Termina Field. E hai finito. Ce l'abbiamo fatta. Non so come, ma sì, ce l'abbiamo fatta. Vi taglierò un bordello di cose. Ranch Romani. O qualcosa del genere. Quello è Malon. Ok. Ok. Tingle, ti ho visto. Ti ho visto, Tingle. Non c'è bisogno che ti nascondi. Sei tu, vero? Sì. Sei tu. No, non è lui. Qualcosa del genere. Che mi... Guarda. Ho visto. Quello non è il tuo cavallo. OMG. Epona. Sto venendo, Epona. Scusa se ti spavento così. Ciao, Epona. Non posso farci niente. Casa del ranch. C'è nessuno, giustamente. Aia. Sembra lo specchio di Ocarina of Time. Wow. Wow. Questa è la stanza di quel che dovrebbe essere Malon. Boh. Sto parlando troppo di Ocarina of Time e io ci vorrei fare il let's play. Andiamo bene. Allora. Ritrasformiamo. Ah, c'è Malon. Malon. Sì. Non so chi è, almeno in Ocarina e Melon. Ah. Eh? Tu? Chi? Chi sei tu, di nuovo? Di nuovo chi? Io mi trasformo e vediamo cosa dice. Levati. Chi sei tu di nuovo? Sì, sì. Non ci piace la mia faccia, nemmeno fossi... tu mi sembri un fantasma. Non lo so. Chi sei tu? Scusa. Beh, è ora di fare qualcosa di serio. Sì. Sì. Quindi, in questa casa non ci sono entrato. Già. Ci dobbiamo risolvere tutto quello. Tu chi sei? No, mi dispiace. Adesso sto pensando un po' alla mia piccola sorella. La mia sorella, lei. Cosa dovrei fare? Cosa devo fare? Oh, preziosi mucche. Le nostre preziose mucche. Se le prendo. Cosa ha detto Romani? Dovrei... Thank you.
Non so cosa ci vuoi fare con le mucche. Dov'è sto Romani? Una pietra sceica. Non è sceca, è sceica. Non pensate male. Visto qualcosa là sotto. Andiamo là. Sembra che c'è una Pokéball, non lo so. Poi dovrei fare anche in fretta perché fra un po' finisce il giorno. Doggy Racetrack. Ciao. Cosa vuoi fare in un giorno come questo? Vivere. Questo è Mamau Yand del bebè, lo conosci? No. Conoscevi? No. Vuoi provare? La minima scommessa è 10 rupie. Vuoi provare? Sì, con tutte quelle che ho. Per prima vai dentro e fetch ho detto, e recupera i cani che pensi che correranno più velocemente e torna qua. Ok, è una specie di corsa. Andiamo in base a come mi aggrediscono. No, mi ispira sto marrone. Uno grigio. Ce la farò. Sì, dai, proviamo. Quante rupie? 10, dai. Non voglio esagerare. Voglio vedere se c'è qualche premio, che ne so. Io sono quel cane. Corri cane, ce la puoi fare. Fuck, quello nero è più veloce. Ma superano quelli bianchi. Attenzione, attenzione. Fuffi supera tutti. Come potente Fuffi. Fuffi ce la fa, Fuffi ce la fa. No, ce la fa Fuffi. Ma Andy ce la fa, ma... ma abbiamo perso. Forza, forza. Ce la puoi fare! Ce la puoi fare, Giovanni! Ce la puoi fare, Gio! Ce la puoi fare, Tricogio! Ce la puoi fare... Mi ho perso. No. Pazienza. So che Gio ce l'hai messa tutto quello che potevi. Or dunque, andiamo qua. Cucco Shack. Ti ho rotto i vasi, problem. C'è qualcuno? Salve, tipo, che non ti vedo bene per ora, ti vedo. Sì, tu sei quello di Lost Woods. Ho sentito qualcosa da Gramps. Non me lo traduce. Scusate. La luna dovrebbe cadere. Con qualcosa di così grande sono sicuro che il ranch cadrà con questo. Ah, come bene. Hai istinti suicidi, man. Hai pure la cresta. Il mio unico rammarico è questo, di non volere codesti ragazzi in questo... in queste piume, dalle mie piume, fuori dalle mie piume, tipo, che ne so, sarà una battuta di quelle inglesi, sì.
facce simpatiche, triforze. Sì, abbiamo esplorato un po' il ranch e scopriremo nella prossima parte cosa fare qua dentro. Per cui dovevo rallentare il tempo, ma non l'ho fatto perché sono pirla. Vediamo, provo a farla adesso. No, come si faceva? Allora, ecco, questa è la Song of Time. Quindi così rallenta il tempo. Rallentando il flusso del tempo dovremmo avere più possibilità di capire cosa fare. Ebbene, vado a salvare, che vi dico, ci vediamo alla prossima parte di The Legend of Zelda Majora's Mask. Ci ho messo un po' a capire cosa devo fare, ma è un po' normale per questo gioco, quindi alla prossima, ciao!